Dalla chiesa iniziava la strada che con molte curve portava a Montedago. Subito sulla destra, per una salitina, si entrava alla villa di Patrignani Innocenzo e della moglie Nerina Belelli, al numero 166 di via Pinocchio Montedago. Con loro abitavano la nipote Maria Teresa Belelli, detta Mimma, con il figlio Paolo, detto Pinì. Nella casa colonica, al numero 167, abitavano Pieralisi Nazareno, detto Pagnotta, e la moglie Isolina Sparacciari, con i figli Vittorio e Attilio. Vittorio era sposato con Ada Marconi ed avevano un figlio, Claudio, che poi sposò Lucilla Bertusi. Accompagnano un cantante d'occasione. Proseguendo per strada in leggera salita, si arrivava al numero 169, con la villa Colle Verdi dei Marinelli. L'avvocato Oddo Marinelli con la moglie Flora Tomassini ed il figlio Mallio. La villa fu acquistata dai Marinelli negli anni 20 e divenne stabile dimora prima della guerra. L'avvocato Oddo Marinelli fu uno dei protagonisti delle Settimane Rosse di Ancona del 1914, assieme a Enrico Malatesta e Pietro Nenni, antifascista, fece parte dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. Povera canzone per il cuore, poche notte con le solite parole. Al numero 168, nella casa colonica, abitavano Galassi Antonio e la moglie Rosina Marchetti, con i figli Anna Maria, Fiorisa, i gemelli Franco e Biancarosa e Giancarlo. Piano piano, qualche finestra da lontano, c'è chi si affaccia da... Inoltre la mamma di Antonio, Maria Scoppa. Anna Maria sposò Gino Paladini, che abitava da Pellegrì. Che si canta per le strade dei sobborghi, per chi sogna, per chi spera, per chi ama, è l'eterna dolce storia del... Vicino alla casa vi era un gran numero di arnie per l'apicoltura ed ogni anno numerose persone partecipavano alla smielatura. Nella successiva curva, a destra, vi era uno stradone che conduceva alla villa Giamagli. Tutti al Pinocchio lo chiamavano il Monte e ci si andava a giocare. In cima allo stradone, sulla destra, al numero 170, c'era la casa colonica dei Barca, Giuseppe con la moglie Giulia Matteucci ed i figli Ciro ed Elia. Elia sposò Giglio Piaggesi, il più piccolo dei Piaggesi, che abitavano a Montedago al numero 201. Ciro vi abitò con la moglie Elina Lucesole, con i figli Mauro e Marco. La villa Giamagli, al numero 171, dopo la guerra, fu abitata da diverse famiglie. Lelli Marino vi abitato con la moglie Mariola Nicoletti e le figlie Gabriella ed Anna. I Lelli poi nel 1953 si trasferirono a Roma. Marino giocava il calcio nella Fortitudo con altri compaesani. Nella villa abitavano anche Martelli Umberto con la moglie Elsa Polenta ed i figli Giovanni e Mariella. Oh campagnola bella, tu sei reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fiore. Cassarari Luigi con la moglie Cenzina Pavia ed i figli Enrico e Nera. Enrico vi abitò per un brevissimo periodo con la moglie Matilde Giorgini e la figlia Ombretta. Buscarini primo con la moglie Esther Vannini e la figlia Patrizia. I Buscarini nel 54 si trasferirono alle Casette e dal loro posto vennero Vannini Rodolfo con la moglie Maria Cioccoli, detta Maria Chiacchierina, ed i figli Adelfio, Luciana e Gilberto. Quando spunta il sole, l'anello Abruzzo tutto do, le prosperose campagnole, discendono le valli in fior. A poca distanza dalla villa Giamagli, vi era la villa Matteucci, che si raggiungeva però proseguendo la strada per Montedago.
I Matteucci vi abitavano solo nei 2 mesi estivi e al numero 173 vi era la casa colonica di Luce Sole Attilio, con la moglie Assunta Moretti ed i figli Lina, poi sposata con Ciro Barca, Umberto e Marcello. Poco oltre c'era la villa Michelli, via Montedago 174. La villa fu acquistata da Giuseppe e Clementina Michelli nel 1897. La nipote, Elena Segre, nel 17 sposò Riccardo Fuà e dalla metà degli anni 20 Fuà trascorrevano i mesi estivi nella villa al Pinocchio con i figli Giorgio e Corrado. Durante la Seconda Guerra Mondiale la villa fu requisita dai militari, prima dai tedeschi e dal luglio 44 dai polacchi. Finita la guerra, la villa ospitò 4-5 famiglie di sfollati che lasciarono la villa sul finire degli anni 50. Poi la villa fu rimessa a posto con il nome Villa Fuà e vi abitarono Giorgio Fuà con la moglie Erika Rosenthal ed i figli Silvano, Daniele e Lorenzo. Giorgio fu un valente economista al quale ora è intitolata la Facoltà di Economia di Ancona. Nella casa colonica, al numero 175, abitavano Manini Alessandro con la moglie Clementa Maiolini ed i figli Rotilio, Adalgisa, Anna Maria, Settimia, Arduina, Rosina e Romelia. Anna Maria sposò Carlo Paoletti ed andarono ad abitare alla rotonda vicino alle scuole. Alessandro Manini tutte le mattine con il somaro andava al mercato al centro di Ancona. Il somaro de Manini si fermava automaticamente davanti alle cantine, dove il padrone era solito bere un bel bicchiere di vino. Nella casa colonica vivevano anche Santarelli Marino con la moglie Cesira Raponi ed i figli Carlo e Giglio. Come già detto, dopo la Seconda Guerra Mondiale nella Villa Fuà furono alloggiate alcune famiglie. Marauti Lucia con i figli Rolando, Giuliana, Lilli, Rinaldo, Fiorisa ed Anna Maria. Magnifico giardino c'è Per un periodo vi abitò anche la famiglia di Gianfelici Bruno, che poi si trasferì al centro del Pinocchio. Baldinelli Giulio con la moglie Leonilde Maggi, detta Ebe, ed i figli Luciano, Liberto e Landa, che vi abitò per un periodo con il marito Aroldo Borini. Che cosa farò non so, non lo so. Hop, hop, rotta cavallino. Frosini Luciano con la moglie Yolanda Pimpini e la figlia Anna Maria, che poi si trasferirono nella nuova casa più vicina a Montedago, dove nacque l'altro figlio, Fabio. Di fronte, nella Villa Moroni, al numero 176, vi hanno abitato per un periodo nel dopoguerra la famiglia di Sturani Pasquale, poi trasferitesi al Cruciale dietro il Molino, ed inoltre Lucarini Eugenio, con la moglie Ida Gaggiotti e la figlia Graziella. Nella adiacente casa colonica, Cursi Guerrino con la moglie Gina Sturani, ed i figli Narda, morta a 14 anni nel 44, e Nardo. Faccio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callesino per portare. Nella parte seconda erano stati ricordati gli abitanti di via Montedago fino alla villa di Fuà, superata la quale, subito a sinistra, una strada di campagna portava dai Gaggiotti, soprannominati Baiocco, al numero 177 di Pinocchio Montedago. Enrico Gaggiotti con la moglie Elvira Bontempi ed i figli Ugo, Armando, Ida, Elda e di gemelli Yolanda ed Augusto. Mezzanotte c'è chi dorme in compagnia e chi fischiando va per la deserta via. Armando vi abitava con la moglie Gina Ferretti ed i figli Gianfranco e Rolando. L'amore non è mai fu perché per te non conto più. Gianfranco guidò la Papa Mobile durante le visite di Papa Giovanni Paolo II nelle Marche. Augusto con la moglie Gina Breccia e la figlia Gabriella. La strada per Montedago ora scendeva e poi, dopo una doppia curva, saliva decisamente e a sinistra vi era uno stradone che scendeva verso la camionabile. In una prima casa colonica, al numero 181, abitavano Augusto Cantori con la moglie Rosa Urbani ed il figlio Antonio, sposato con Santa Vescovo, ed i figli Maria Pia, Ada e Publio. Ma questi modo i brigida, da zegate marita, sotto tenito zucchero, ma coppa marcita, mai tanta gaggia avuta. Maria Pia fu adottata dai coniugi Sensini, proprietari di Villa Flora,
ed all'età di 8 anni Morti Sensini ereditò la villa. Più tempo passa e più va raffreddato. Proseguendo si arrivava da Dubini, detti Giovagnò, Attilio Dubini con la moglie Adele Zingaretti, con i figli Rinaldo, chiamato Livio, Vincenzo, Dino e Maria. Dino nel 53 sposò Anna Pellucchini e nacquero Gianni e Franco. Rinaldo nel dopoguerra sposò Ida Crescini ed abitarono a Pontelungo. Vincenzo sposò Rosella Ferretti delle Casette. Ritorniamo sulla strada di Montedago. A destra, al numero 179, vi era la villa dei Salvini e la casa colonica. Vi abitavano Carlo Salvini, detto Carlino, con la moglie Maria Pierozzi ed i figli Paolina ed Antonietta. Carlino nacque in Brasile da Carlo e Giselda. Se vuoi la vita, vieni qua giù in campagna. Paolina vi restò sino al 1955 con il marito Enzo Pizzi e i figli Stefano e Patrizia. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col suo marello. Ogni figliolo è un fiore nato sulla collina, baciane una dozzina. Nella casa colonica, Armando Fanesi con la moglie Santa Mazzuferi ed il figlio Giulio. Nel 52 i Fanesi si spostarono in una casetta vicina. Nella casa colonica vennero Giuseppe Roccabella con la moglie Anita Gambini ed i figli Gino, Rina, Gabriella e Antonietta. Passi lucenti di grano, sempre ogni faccia un baleno. Di fronte al numero 180 vi era la villa Flora. La villa era di proprietà del professor Sensini, la cui erede Maria Pia Cantori la vendette nel 49 ai Foresi. Ferruccio Foresi con la moglie Laura Antonucci ed i figli Giancarlo, Gianfranco e Anna. Nel dopoguerra, nella villa, abitarono per alcuni anni alcune famiglie. Gervasio Marchetti, detto Piastrellì, con la moglie Luigia Cardinali e due figli, Aldo e Vincenzo. Aldo era sposato con Adele Giacconi ed avevano un figlio, Lamberto. Vincenzo era sposato con Maria Maiolini delle Fontanelle ed avevano Fabio. Con un bianco cappellin, dolci via. Sino al 55 vi abitò anche Vincenzo Canonico, con la moglie Nanda Belelli e i figli Rolando, Angelo e Giuliano. Ed io pensavo ad un sogno. Inoltre Albano Tibolla, la moglie Dalia Pedrelli e i figli Luciana ed Audisio. A sinistra della villa vi era una casa che nel dopoguerra venne abitata da diverse famiglie. Aldo Taddei con la moglie Alberta Donzelli e i figli Vittorio e Paola. Come pioveva, come pioveva. Giglio Piaggesi con la moglie Elia Barca ed i figli Marinella e Patrizio. Edoardo Cesaretti con la moglie Maria Paci e la figlia Rosanna. Nazareno Paoletti con la moglie Irme Ricciotti ed i figli Carlo e Luciano. I Paoletti poi si trasferirono alla Rotonda. Nel 60 vennero Mario Micheli, detto Cagnò, con la moglie Zaira Marinelli ed i figli Alvaro e Sandro. Alvaro con la moglie Vilma Maiolini e le prime due figlie, Anna Maria e Orietta. Io la chiamo, lei fa no, dico via senza paura, su montiamo e lei